seguo in particolare le imprese, è quello di chi assiste il fruitore da una parte di un'attività di formazione e di apprendistato in un contesto di un'evoluzione normativa che vede decisamente superato il testo unico del 2011 con una riforma estremamente ambiziosa. Una riforma estremamente ambiziosa perché, prendo spunto da ciò che diceva il professor Bassignana, si cerca di educare gli uomini. Educare gli uomini attraverso un percorso formativo scolastico unito a un percorso lavorativo. Il quadro normativo è quello del contratto di apprendistato, quindi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con finalità di formazione e occupazione. Questa è la cornice. All'interno di questa cornice, però, il momento attuale legislativo attraversato nel 2015 è profondamente diverso dal passato e richiede una grande evoluzione anche da parte dell'impresa nel ragionare intorno all'apprendistato, quindi non vissuto più come in passato, come un momento magari di occupazione, di manodopera, con temi di formazione più o meno poi raggiunta, patologie di rapporto, cause conseguenti al fatto che la formazione veniva messa in discussione, la formazione interna alle aziende, ma oggi vede sicuramente dei parametri normativi molto più chiari e un'interazione fortissima tra tutti i protagonisti di questo percorso. Il percorso e l'interazione tra chi fa la formazione scolastica, chi fa formazione in impresa e lo studente. Quindi l'interazione tra l'istituzione formativa e l'impresa diventa veramente nel percorso come disegnato, e lo si legge ad esempio nella strutturazione dei protocolli azienda istituzione formativa o nei piani formativi individuali. Il protocollo tra l'istituzione formativa e l'impresa veramente disegna e tratteggia quelle che sono le interazioni tra queste due funzioni. I tutor aziendali come quelli scolastici hanno una necessità di continuo contatto e colloquio per strutturare poi il piano formativo individuale, che deve ovviamente rispondere alla specificità dello studente con la finalizzazione della qualifica che deve raggiungere. Nello stesso tempo l'impresa è chiamata ad evolversi, deve avere necessariamente una struttura, deve avere un'organizzazione che consenta la formazione, quindi deve avere anche delle strumentazioni tecniche adeguate, deve avere dei tutor che sono necessari alla formazione interna, ma se non esistono, perché magari l'impresa è troppo piccola, può essere previsto che sia il datore di lavoro. E in questo quindi c'è una fortissima responsabilizzazione anche per quanto riguarda ad esempio le piccole imprese che vogliono affacciarsi all'apprendistato, di una docenza da parte dell'imprenditore che può anche essere occasione di evoluzione per l'impresa. Però, ripeto, secondo me l'aspetto fondamentale e strategico di questa nuova modalità di vedere e di intravedere il sistema scuola-lavoro è quello veramente di avere nella istituzione formativa il punto di agevolazione e di contatto con l'impresa anche sotto il profilo burocratico, perché nella stesura dei protocolli è importantissima l'apporto dell'istituzione formativa, che è responsabile poi, prima ancora dell'imprenditore, della realizzazione della formazione.